Oh, fuck. Le maledette cupistrici. So perché mi dà l'idea che si sposta una roba qua. Non è una scalata, stiamo solo usando dei tubi, sembrerebbe. Oh shit, paratroopa. Ok, vediamo come sono i paratroopa. Ok, il salto gli cancella ancora le cose. Oh no, sono di nuovo a terra. You dick. Quindi non basta un martello spento, eh? La mia ipotesi è corretta. Non avrò mai... What? Si è avvicinato e basta. Non avrò mai più di 50 di vita. Se è uno spoiler, non rispondere. È perché mi sembra strano farmi partire con 50, però... Magari, cioè, o è così, o magari... È solo che non mi sembra che ci siano così tanti segreti in questo gioco, comparati con Sticker Star, quindi, secondo me, o rimani sempre con 50, o tipo tieni, che ne so, 5 o 10 dopo ogni boss, roba... What the fuck? E nel buco a caso? Bello scenario di battaglia comunque. Yo! E non basta? Ah no, basta, ok. Lo fa uscire per morire, love it. Oh, pensavo che andava sul secondo, visto... vabbè. Wow. Sì, se fosse andato... Oh, mi ha tolto il... Au. Ah, vabbè, ora so come funziona. Non ho guardato lo schermo. Ah, io dick. Oh, però mi porti da un segreto. Oh, salve. Lei è vivo o morto? Ehi Mario, grazie per l'aiuto. Ero in cerca di questo famigerato saggio della montagna quando sono stato sorpreso da un gruppo di tipi timidi. E come se non bastasse, non c'era traccia del saggio. Magari il soggiorno libero? Sei tu il saggio, Todd. Mi stai mentendo. Dove mi porta questo? Oh man. Così è troppo in alto. Ah, ma è l'unico modo di salire. Allora come cacchio? Aspetta. Oh, ok. Ok. Non sei molto stealthy, amico. What the fuck? Cosa ho... ok. Eravate a guardia. Non c'erano requisiti di numero di vittorie coi baffi, vero? Non lo sto facendo lo stesso perché sono abituato. Level up. Non vuoi lasciarmi prendere il blocco, vero? Bravo. Solo verde bonus. E là! L'ho trovato finalmente. Cosa ti è successo? Sono caduto da un appiglio e mi sono fatto un'orecchia alla gamba. Mi fa malissimo, vai! Vediamo se possiamo darti una mano. Si è fatto un orecchio alla gamba. Stringi qualcosa fra i denti. Oh Mario, la mia gamba è di nuovo a posto, grazie. Bene. Ho tutti i Todd Viola ora. Nice. Ok. Cosa fa di bello il paratroopa? Jesus! Ok. Sto saggio. Cosa nascondete? Oh, è uno di quei...
posti. Uno di quegli oggetti. Quindi dovrò trovare un blocco di quelli. Ok. Ah, eccolo lì. Rietterrò mai lo scarpone? Perché adesso mi sto pentendo di averlo usato. Quello che avevo... Wow! Quello che avevo all'inizio del gioco. Martello di che? D'uovo? Martello di fuoco, eh. Aspetta. Guarda, uno stand di blocco. Deve esserci qualcosa con lo stesso simbolo con i paraggi. Occhi aperti. Occhi aperti. Ok, è facile. Penso. Wow, 20 secondi. Bam. What? Ai miei tempi non erano così i tubi. I tubi moderni. Kamek, no! Non eri morto, Kamek. Ti ho ucciso con le mie mani. Con le mie ciabatte, vabbè, sandali. Oh, salve. What? Il suo tema è uguale. Oh Mario, tutto mi sarei aspettato tranne di vederti in un posto come questo. Mi piacerebbe fermarmi un po' con te, ma troppe cose da sbrigare, troppe vite da rendere infelici. È dura fare la parte dei cattivi. Ma prima di andare assaggia un po' della mia magia. Cosa fai adesso? Non vedo il problema. Oh, what? È il momento di usare un po' di magia Koopa. Yak yak yak. Oh. Sono tutti salti spenti. Ok, allora uso quelli in fondo perché dei funghi non me ne frega tanto. Quindi non posso vincere in un turno. A meno che... No, non posso usare neanche il giracoso. Me l'ha piegato e me l'ha messo in un angolo dello schermo. La roulette sticker. Forza Goomba! Beh, ho sprecato qualche fungo, ma non mi importa. Hai rotto l'incantesimo! Yes, Goomba. Sarà un alleato prezioso. Conoscendolo. E quello è il saggio? È lui il Toad. Io vedo gli occhi spiritati fin da qua. Ah. Ah boh, io sono curioso di vedere che cos'è Pietro carta forbice. Potrebbe essere un Toad anche lui, no? Qua il tempo sarà più tirato. E quella cosa a sinistra. Visto tipo un... Oh, fuck me. No! Ho visto un riquadro... Quel cubo bianco. Sarà probabilmente quello da colpire, no? Probably. Se sono scemo e mi blocco per mezz'ora, merito di bloccarmi per mezz'ora. Allora, tu sei il coso col punto. Yes.
Oh, è apparso uno stand di simbolo. Queste sono le cose per cui il secchio non serve. Non dovrebbe neanche dirmelo. Ok. Quindi, boh, dipende tutto dal tempo di navigazione dei tubi. Sono sempre 20 secondi, eh. Wow, non l'avevo mai visto, Mario. Cioè, non avevo mai prestato attenzione al fatto che fosse così incandescente. Gli occhi spiritati a quanto pare me li sono inventati perché non li ha. Sto solo sorridendo. Non va da nessuna parte. È magico? È un cannone? Ah, va nel terreno. Ha un coso che lo tiene in piedi. Aspetta, sei un Toad vero dietro la sagoma di un Toad? Oh, 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 piacere di fare la tua conoscenza, Mario. Io sono il saggio della montagna. Ah, te l'ho fatta. Sono un normalissimo Toad. Scusa se ho deluso le tue attese. Oh no, non è... Infatti, no, le ha deluse, perché io mi aspettavo il Toad delle leggende giallo, ma non sei tu. Ho pagato il permesso di scalata e un occhio dalla testa, solo per constatare che qui sopra non c'è nessun saggio. Ma almeno sono riuscito a vedere per la prima volta dal vivo una di quelle famose vernistelle. E devo dire che il panorama da quassù è veramente notevole. In ogni caso spero che l'escursione vi stia piacendo ugualmente. Allora, il saggio della montagna era tutta una montatura. Ci hanno imbrogliato! Mario, andiamo a dare una lezione al tipo della guardiola. Ma prima recuperiamo la mini vernistella. Ah, il tipo della guardiola sarà il vero saggio, quindi. Non posso neanche fare una bella... controlla. Lì dentro ci sta solo il tuo nasone, Mario. Ha fatto cenno di sì, Mario. Bene, ora sono uno shrub. Ok. Bam! Wow, cuori. Thank you. Ok. Per oggi penso che può bastare, gente. Cosa sono 6 ore di streaming? Io mi sto divertendo. Man, tutto sto imbaradan solo per arrivare dal primo boss. Per curiosità, il primo boss è il più lungo da raggiungere. Non mi sorprenderebbe. Sì, perché guarda quanti punti sto già esplorando. Penso che mi faranno rivisitare certe aree più di una volta. Che non è un problema, l'importante è che rimangano fresh. Aspettatevi più o meno questo ritmo. Cercherò di assaporare ogni cosa. Non è che se arrivo tipo al 92% in un livello tornerò subito dentro a farlo al 100%, però se vedo una macchia cercherò di arrivarci. Se vedo un segreto cercherò di scoprirlo, roba così. È come gioco io di solito. È un gioco che mi piace. Ho completamente recuperato i tizi viola, no? Ma prima voglio prendere l'altra uscita di Monte Zafferano. Sembra promettere bene. Cosa vuole? Andiamo a dirgliene quattro quel fanfarone di guardiano del Monte Zafferano. Ah già, dobbiamo parlare col guardiano, che ipoteticamente è il vero saggio, almeno secondo me. Brutto impostore, non c'è nessun saggio della montagna. Ti sei inventato questa storia solo per vendere più biglietti d'ingresso. Ehi, rilassati lattina. What? Il saggio della montagna non esiste? Sono deluso quanto te. Anche tu pensavi che esistesse davvero? Ah, quindi immagino che lui è il Toad delle leggende e finché non gli coloro la testa non rivela la chiave. E come? Sono sempre stato convinto che fosse vero. Anche se non ho mai capito davvero perché ne fossi così sicuro. Ad essere sincero, non ricordo nulla di ciò che facevo prima di accettare questo lavoro. Ricordo solo che l'addetto della baita mi ha trovato privo di senso in cima alla montagna e mi ha portato qua giù. È lui ad avermi detto dell'esistenza del saggio. Perché mai avrebbe dovuto mentirmi? Ehi, io non ho mentito a nessuno! Il saggio della montagna esiste, l'ho visto con i miei occhi. Davvero?
Perché quando siamo arrivati sulla vetta abbiamo trovato solo una sagoma di cartone. Nemmeno troppo ben fatta. Ehi, i bambini la adorano quella sagoma. Ascoltate, è vero, non vedo il saggio da un po' di tempo, ma ero sempre solito allenarsi in cima al monte? Dovete credermi, se si sparge la voce che mi sono inventata la storia del saggio, sono rovinato. Che situazione. Mario, a me questi due sembrano sinceri, che si fa? È la verità, ve lo giuro, sulle mie spore. Mi to danno spore? Ew. Ora cerchiamo di non farci intrappolare nessuna voce, mettiamoci alla ricerca del saggio. Quindi Smash non ha mentito, effettivamente hanno le spore. Chissà dove è finito. Purtroppo io non posso aiutarvi, la mia testa è proprio tabula rasa. Non so se prima aiutarlo o prima trovare l'altra uscita. Ok. Questo dovrebbe ridargli i poteri psichici. Eureka! Ora ricordo tutto! Il colore mancante sulla mia testa deve avermi provocato un'amnesia. Io sono uno dei Todd prescelti, custodi di un potere enorme. Passo le mie giornate ad allenarmi sulla vetta della montagna, in attesa che si compia il mio destino di prescelto. Sulla vetta della montagna? Ma allora sei tu il saggio? Alcuni mi chiamano così. Wow, allora il saggio esiste veramente! Ma se davvero hai perso la memoria, sei ancora in grado di usare i tuoi poteri di Todd prescelto? Bella domanda, facciamo un tentativo. Wow! Osservate il potere dei prescelti! Fucking Goku. Cosa fa adesso? Wow! Jesus! Oh, I love it. Sti Todd prescelti. Spero che non muoiano quando li metto nel muro. Di solito noi prescelti non usiamo i nostri poteri per questioni terrene. Ma nel caso trovassi di nuovo che mi hai risucchiato il colore dalla testa, forse farei un'eccezione. Devono avermi sorpreso mentre stavo meditando. Quando entro in uno stato di concentrazione profonda non mi accorgo più di nulla. Wow, mi hai fatto sbiancare! Ascolta, sai, dici qualcosa riguardo alle mega vernistelle? Stiamo cercando di ritrovarle tutte. Questo mondo è enorme, caro amico, e io sono solo un Todd. Ma è dovere dei prescelti aiutare chi si trova in difficoltà. I nostri percorsi si sono incrociati per un motivo ben preciso. Questo significa che posso aiutarti. Sento che da qualche parte nel mondo c'è una porta che non riuscite ad aprire. Che forse siano proprio i Todd prescelti la chiave di tutto? Come? C'è davvero una porta? Ma che coincidenza! Io vi precedo. Ci vediamo alla Torre Cremisi, amici miei. Con sti poteri probabilmente può portarmi oltre senza problemi. Anche senza usare le chiavi. Ora mi tocca trovare un nuovo Todd da mettere in guardiola. Mi sa che mi tocca autoretrocedermi di posizione. Grazie tante, grande saggio. Ok. Ora prendo l'altra uscita. Adoro sti Todd Uber. Ah, posso arrivarci saltando da qua. What? Ah, ok. Ok. Immagino che forse ogni... What the fuck is this? Memorello? Colpisci una carta col martello per girarla. Prova a trovare tutte le copie prima dello scadere del tempo. Ok. Non sembra difficile. Oh, c'è il meno 10. Ok. E dopo? Bel gioco. What? Prima devi recuperare un'altra vernistella. Non capisco. Ok. Mario Bros 2? Sì, la musica era quella. Era un remix carino. Ok, prendo l'altra uscita. Sembra che non mi faccia fare un giro lunghissimo.
Ok, qua c'è la vernistella, ma... Ah, c'è il segreto qui dentro. Beh, non è un gran segreto, ma... no, non c'è il Tris come sticker star. Finora mi hanno aumentato il numero di carte che posso usare a 2. Non so se dopo me le aumentano a 3. C'è un coso che ti dà carte. Oh shit, ho sbloccato un altro tempio di Pietro Cartaforbice. Quindi non ci vado, giusto? Non ci vado finché non... What? Ok. Ah, ok, il collegamento fra i due. Non ci vado finché non ho affrontato un boss, mi avete detto. Ah, non posso neanche andarci, guarda lì. Ok. Ora ho tutti i tizi in viola. E là. Appello! Uno, due, tre. Squadra al completo. Certo, solo per chiamarli a sorpresa e battere la fiacca? Soldati, mostriamo amore la nostra gratitudine. Tutti pronti? Squadra di soccorso viola, in posizione. Cominciare la missione ascesa. Ok, questo è penso... Ne ho visti due, ma mi ricordo solo questo. Mi ricordo che fanno una scala, no? Prego, Mario. Devo darvi i colpi. Aia! Ok, no. Devo saltare. Ok. Missione compiuta! Mario, ora dovresti essere in grado di scalare la parete. Io penso che la cosa più in là del gioco che so è il boss, penso di... Il primo boss, tira forte. Non dico... Oh, c'è scritto in italiano estintore, figo. Che hanno cambiato anche l'etichetta. Emette una schiuma capace di domare qualsiasi fiamma. E dopo so che c'è il... C'è un certo personaggio, vabbè. Ok. Qui c'è un'altra vernistella. Beh, finora sì, la squadra di soccorso è più la squadra di... Camminami sopra. C'era sto tizio da salvare, no? E là. Oi Mario, mi hai ricolorato, grazie. Scusa, ma adesso devo andare in un posto. Buona fortuna. Ok. Di niente, I guess. Bam. Sì, devo ancora sconfiggere il primo boss. È lunga, eh? Boh, sono anch'io che me la prendo con calma. Perché voglio assaporare il gioco. Il gioco. Ok, solo il collegamento. Ok. Non capite la difficoltà di premere i tasti e parlare allo stesso tempo. A volte inverto le cose. Però io ho detto che secondo me, andando a naso e ad esperienza, probabilmente il primo boss sarà il più lungo da raggiungere. Vedendo il numero di aree che ci sono, ma magari mi sbaglio. Boh, ricorda Imperial Kenwolf che... Boh, io sono un fan della serie in generale, quindi me la prendo con calma perché chissà se faranno un altro Paper Mario. Questo immagino che non abbia venduto sulla base che alla gente non è piaciuto Sticker Star per il fatto che è su Wii U ed è alla fine della vita del Wii U. Anche se, beh, per alcuni è stato morto dall'inizio, ma vabbè. Ok. Così posso provare il comando azione dell'estintore, visto che so che serve per il primo boss. E poi, visto che ogni oggetto ha la sua musica, sono curioso di vedere cosa fa. L'ho già visto, ma non mi ricordo com'è. Ok. Gente che urla. Ok, ho fatto solo bene. Forse devo premere A quando atterra. Ok, penso di dover andare a cercare, cioè, più che cercare ad avvertire gli altri Toad prescelti. Fa così strano dirlo. Io spero che duri tanto. Per chi non c'era l'altra volta, questo Toad ha fatto questo con i suoi poteri psichici. Questo
questo tsunami è fermo forever. Ho paura che succede qualcosa se lo porto via, ma... dovere. Ehi, hey, guarda cosa ti è cresciuto sulla testa. Sembra fatto apposta per la serratura che c'è nella porta della torre Cremisi. Caso vuole che stiamo cercando di entrare per vedere se là dentro c'è una mega vernistella. Non è che potresti darci una mano? Come ho fatto a non capirlo prima? La leggenda narra dei tre Todd prescelti, cioè coloro che saranno in grado di aprire la porta sacra. Fino ad oggi non sapevo cosa fare della mia vita, della mia testa tutta strana. Ma ora è tutto chiaro. Io sono uno dei prescelti ed è compito mio aprire la porta della torre Cremisi. Cremisi. Damn it. Puoi mandare indietro lo tsunami? Credeva che le risposte fossero ai confini del mondo. Invece doveva solo cercare dentro se stesso. Ok, è rimasto fermo. Phew. Il primo è stato una sorpresissima, tipo... questo. Perché io pensavo che fosse il tipico, sai... tizio che si crede chissà chi. I giapponesi usano una parola, no? Chunibyo, cos'è poi? La sindrome della quinta elementare. Gente che crede di avere poteri quando non ne ha. Prova a scappare, non sono mai fuggito. Voglio vedere come funziona. No, ok. Scappo e basta. In caso di emergenza, non esitate a chiamarmi. Non c'è distanza che il lungo fungo della giustizia non possa colmare. È vero, lui è il lungo fungo. Ehi, supereroe, sembra che il corno che hai sulla testa combaci con una delle toppe sulla porta della torre Cremisi. Ci serve il tuo aiuto. La torre Cremisi? Potrei anche andarci a piedi, ma ora ho i superpoteri. La giustizia vola! Quindi hanno tutti gli stessi poteri? Jeez. Ok. Goodbye. Devo ammettere che la piattaforma finale dopo che prendi la stella non è soddisfacente quanto Sticker Star, se non danno altrettante monete. Bene. Spero che non muoiano i tre Todd leggendari. Ma magari non sono realmente Todd, magari sono... boh. Gli spiriti della chiave che sono nati come Todd, boh. Buona fortuna, guys. Ce ne avete messo di tempo, eh? I tre Todd prescelti si sono riuniti. È arrivato il momento che il nostro destino si compia. È vero, scrivono chi? Ma non sta succedendo niente. Eppure c'era scritto così. Ehi Mario, forse ci serve una piccola scossa, nel senso batti un colpo. Capisci cosa intendo, no? Ok. Oh, voglio parlare prima. Sono solo un piccolo ingranaggio nel grande meccanismo del fato. Om. Colpisci senza esitare, Mario. Fallo nel nome della giustizia. Giustizia! No! Sono andati per sempre. Ha funzionato, ma i Todd non ce l'hanno fatta. Grazie per il vostro sacrificio, Todd prescelti. Racconterò del vostro eroismo ai miei secchiellini e ai secchiellini dei miei secchiellini. Oh, sono vivi. Ehi, guarda che siamo ancora vivi. Pensavate forse di prenderci a martellate e andarvene così senza battere ciglio? Ora tocca a voi andare incontro al vostro destino. Entrate nella torre Cremisi. Spero che riuscirete a trovare la mega vernistella, che la giustizia sia con voi. Ok. Non l'ho inventato io, eh. È una cosa che esiste, stranamente. Ma cosa? Wow. Ci serviranno molti secchi. Mi sa che sono ancora lontano dal boss a sto punto. Non è possibile. Non può essere vero. Il colore è scomparso, è tutto bianco. E ora cosa facciamo? Non possiamo certo colorare tutto con il tuo martellino, senza offesa. Non è solo le dimensioni che contano. Siamo spacciati, non c'è più nulla da fare. Ehi Mario, guarda là! Ah, il secchio gigante. Devo usurpare il controllo dell'aeronave? Oppure stanno andando direttamente loro a ricolorare tutto?
Scusate, voi lì sotto. Non è che potreste aiutarci a levare l'ancola, per favore? Ok.